Россия священная наша держава. Scoprì che il governo russo stava rivalutando la figura del guerrafondaio, perché per 60 anni, 70 anni è passato per guerrafondaio, Zar Nicola II. Cosa successe? Che con la caduta dell'impero sovietico, dell'URSS, furono aperti gli archivi del KGB e il governo russo di Putin, Vladimir Putin, fu messo al corrente di una realtà che era diversa da quella che era stata rappresentata per 50 anni, per 60 anni. Per cui, per farla in breve, ha rivalutato la figura dello Zar Nicola II di tutta la famiglia Romanov. E la stessa la Chiesa ortodossa russa, che è una chiesa severissima, forse molto più della cattolica, ha dichiarato santo e martire Nicola II e tutta la sua famiglia. Fra l'altro, e chiudo qua, Nicola II fu quello che inventò la conferenza internazionale dell'AIA per la pace, tant'è che a Amsterdam c'è la sua fotografia. Allora io ebbi un'idea. Quella, siccome Alessandra, la moglie Alessandra, col figlio Alexei, che era malato di emofilia, malattia comune alla casa inglese di cui loro erano imparentati, venne a Taormina una volta a San Domenico e fu anche visitata, perché il figlio Alexei era appunto malato di emofilia, dal monaco Rasputin. Dal monaco Rasputin. E siccome i marinai russi furono i primi a venire nel 1908 a Messina, nella provincia, anche in questa zona, perché avevano le navi da Augusta, le navi militari, per aiutare i terremotati della provincia di Messina, io ebbi l'idea, e lo zar Nicola I fu a Palermo, in Sicilia, già agli inizi del 1800, visitando note famiglie palermitane, io ebbi l'idea di dedicare allo zar Nicola II un busto al giardino pubblico di Taormina. Ma questo lo feci in funzione della promozione che, a mio avviso, avrebbe avuto in Russia la città di Taormina, semisconosciuta nella vasta Russia che va da Mosca, che è vicino a noi, a Vladivostok, cioè io cercavo un evento che avesse fatto parlare la stampa russa, che avesse potuto far conoscere Taormina in Russia, perché ci sono degli eventi che si realizzano che vanno soltanto sulla stampa locale, o massimo sulla stampa nazionale, ci sono degli eventi invece che vanno su quella internazionale. E a noi, soprattutto per promuovere Taormina dal punto di vista dell'immagine, del turismo, interessa soprattutto che se ne occupino i mass media internazionali, non quelli locali. Quindi eventi di intrattenimento che si svolgono a Taormina, se interessa la stampa locale, non promuovono Taormina all'estero. Quindi ebbi questa idea perché, a mio avviso, sarebbe stata un'idea un po' estroversa, non normale, una novità di qualità che avrebbe fatto stupire. Quando ho proposto di mettere il busto dello zar Nicola II con un'ampia documentazione di ricerca storica sulla venuta di Alessandra Taormina, del figlio Alexei, sui marinai Se mi rimane in Russia, l'ho proposto al governo russo. Dopo alcuni mesi di approfondito esame da parte loro, mi è stato espresso entusiasmo per questa idea, sia dal rappresentante del governo russo, il console generale per la Sicilia e Calabria, Vladimir Korotov, sia dalla presidente della Fondazione Sant'Andrea, che è una fondazione culturale voluta da Putin, che serve per illustrare la cultura russa nel mondo. Ed è stata appunto questa fondazione culturale, il cui presidente è Yakunin, che è il presidente anche di tutte le ferrovie russe,
questo comanda più di 6-7 ministri, a farsi carico di tutte le spese per questo grande evento. Non solo la realizzazione del busto in bronzo dello zar Nicola II, ma far venire i marinai della Marina russa, la banda della Marina russa, e qualche 80 inviati di giornali russi, 5 televisioni russe, fra cui l'ex Stella Rossa, che ora si chiama Stella Bianca, ed è la televisione militare russa, e poi i grandi corrispondenti delle più grandi agenzie, la TASS, la Novosti, insomma, le più grandi agenzie di stampa, tutte le loro spese, in più gli accompagnatori, in più ministri, in più alti burocrati, in più imprenditori che hanno occupato due alberghi di lusso di Taormina, un albergo a 3 stelle di Taormina e un albergo a 2 stelle di Letoiani. Hanno riempito, hanno organizzato tutto ciò che voi avete visto, al giardino pubblico, in piazza, hanno organizzato cose. Ebbene, l'ambasciatore Meskov, quando fu alla presenza di alti diplomatici italiani, alla presenza c'era anche l'arma dei carabinieri, c'era la banda dell'arma dei carabinieri, come ricorderete, quando l'ambasciatore Meskov andò per scoprire la statua, il busto dello zar, lesse 3 parole di Vladimir Putin, che ringraziava il comune di Taormina, la città di Taormina, per il segno di civiltà che stava dando al mondo, dicendo espressamente: poche sarebbero le città russe che oggi avrebbero il coraggio, alla luce della rivalutazione dello zar Nicola II, di fare la stessa cosa, di mettere il busto dello zar. Comunque, questo evento che ha stupito i russi favorevolmente, naturalmente, ha interessato, vista l'importanza delle autorità che c'erano a Taormina, fra l'altro, ambasciatori, ministri, ha interessato la stampa russa, le televisioni russe, e quindi anche nel più piccolo angolo della Siberia o da Vladivostok o di altre cose, Taormina, di cui non si ignorava anche il nome, è stata conosciuta.